Liam Gallagher alle 8 e 30 minuti qui su Crystal Radio. Beh, ci mancano gli Oasis in realtà. Bravo Liam, bravo Noel, ma quando c'erano gli Oasis? Quando c'erano gli Oasis? 8 e 30 minuti, inizia l'ultima mezz'ora di trasmissione e come di consueto lo facciamo con l'ospite. Chi abbiamo oggi, caro il mio buon Masieri? Abbiamo Giovanni Pianetta dell'associazione Alfabeti. Eccoci, buongiorno. Buongiorno Giovanni, grazie di essere collegato con noi. Buongiorno direttore, buongiorno Lorenzo. Allora, Alfabeti, un'associazione appunto milanese, ormai da quanti anni che operate sul territorio? Da un bel po' ormai, no? Quasi 35. Insomma, più che matura oserei dire. Ricordiamo un po' chi ci sta ascoltando, che cosa fa Alfabeti? Allora, Alfabeti, che per essere completo, il nominativo sarebbe Alfabeti ODV. Questo ODV è un acronimo che sta per Organizzazione di Volontariato. C'è stata la riforma del terzo settore, quella del volontariato, molti non lo sanno, ma hanno tolto il nome di Onlus. Si continua a usare il nome di Onlus, ma in realtà adesso si dice a livello burocratico Organizzazione di Volontariato. Quindi, come dice il nome, siamo un organismo appunto di volontariato, un'associazione di volontariato che ha due scuole popolari in cui si insegna l'italiano sia ai migranti che agli immigrati residenti. Quindi questa la nostra mission è proprio quella di insegnare l'italiano agli stranieri. E i corsi sono iniziati il 2 ottobre, leggo Giovanni, giusto? Sì, sono iniziati lunedì, quindi come si andava una volta, che si cominciava all'inizio di ottobre, e abbiamo fatto questi, ovviamente lunedì sono iniziati i corsi veri e propri. Bisogna forse spiegare che noi, come dico io, abbiamo respiriamo con due polmoni, e cioè al mattino c'è la scuola donne che è riservata solo alle donne, con insegnanti solo donne, sì. Va grosso modo un paio d'ore, dalle 10 alle 12. Abbiamo anche un babysitteraggio, perché molte delle donne che vengono hanno bambini piccoli in età prescolare, quindi dobbiamo anche tenere questi bambini piccoli. Invece la scuola serale, che è aperta a tutti, uomini e donne, e ovviamente va in orari serali. Ci tengo a dire che la nostra scuola, tranne una piccola quota di 10 euro di iscrizione più il testo, il libro, è gratuita, e quindi non sono pagati né i volontari, ovviamente essendo dei volontari, è praticamente gratuita anche per gli studenti. E le iscrizioni come sono andate, Giovanni? Perché 25, 26, 27 settembre... sono state aperte, come sono andate, come è stata la risposta? Abbiamo raggiunto il boom storico, abbiamo avuto per la scuola donne 104 iscritte, che è un record per la scuola donne, e per la scuola serale 145 iscritti. Anche qui abbiamo toccato il boom, che purtroppo ci ha costretto addirittura delle liste di attesa. Non siamo riusciti, abbiamo dovuto mandare via non poca gente, non poche persone. Questo è un problema sia di mancanza di sufficienti volontari, sia per un problema proprio logistico di sedi. Noi abbiamo due sedi. Dove siete? Ricordiamo le sedi. In via Piatti, 4 e 1, però la sede principale. Perfetto, quindi zona Piazzale Lotto, per intenderci, barra City Life, giusto? Da quelle parti lì? Zona è San Siro dalla parte... Piazzale Lotto, sì, va bene. Comunque va bene. La domanda principale, quando sento parlare delle persone così, che appunto mi raccontano di attività che fanno volontariamente, la domanda principale che faccio sempre, a cui anche per dare la risposta magari non è così semplice, è: ma chi ve lo fa fare? È una bella domanda. Io credo con un senso che di sgomento rispetto a come vengono accolti, o meglio non accolte, queste persone. Uh-huh.
e dalla coscienza che c'è assolutamente un buco in questo settore. Ora non ci vuole molto capire che l'apprendimento della lingua è il primo passo per una vera integrazione. E mi sembra che da parte dello Stato e delle istituzioni, anche delle istituzioni locali, questa coscienza non ci sia assolutamente. E quindi si ricorre al volontariato, quindi la gente che magari ovviamente molte persone sono già pensionati, hanno più tempo libero come sottoscritto, ma altri sono anche giovani che lavorano, molti lavoratori e lavoratrici che decidono di sacrificare una parte del loro tempo, la mattina o la sera, per aiutare queste persone ad integrarsi nella nostra società. Ecco, prima hai parlato di volontari, chi può fare il volontario per Alfabeti e come funziona il processo di selezione o comunque come funziona appunto per poter fare e diventare volontario all'interno della vostra associazione? Ecco, permettimi di lanciare un appello. Siamo in carenza di volontari. Abbiamo una settantina di volontari, che non sono pochi, tra le scuole popolari d'italiano di Milano siamo tra quelli con il più alto numero di volontari, però non sono sufficienti. Quindi chiunque all'ascolto avesse del tempo da voler dedicare a insegnare la nostra bellissima lingua, uno, non bisogna essere dei laureati in italiano né insegnare letteratura italiana. Basta avere una conoscenza di base dell'italiano, ovviamente. Due, noi formiamo i volontari, quindi i volontari entrano nelle classi, ma sono sempre in appoggio a un volontario già formato. E quindi, come dire, è molto più facile. Tre, facciamo dei corsi di formazione durante l'anno appositamente ai volontari per aiutarli ad apprendere come si insegna l'italiano a degli stranieri. Chiarissimo, quindi diciamo appunto rifacciamo questo appello, chiunque sia di Milano, chiunque sia della zona ovest, appunto ricordiamo voi siete dalle parti di Piazzale Selinuntine, quella zona lì, no? Appunto della... Ecco, Se vuoi, siamo immediatamente dietro Piazzale Brescia. perfetto, quindi proprio... La via Appiatti è giusto dietro Piazzale Brescia, e per cui tra Piazzale Brescia e Piazzale Selinunte. Ottimo, quindi insomma appunto siete di questa zona qui, siete della zona San Siro, della zona Ovest, comunque se siete di questa zona potete tranquillamente darci un po' le coordinate appunto per saperne di più, per Allora, poter guarda, trovare tutte le informazioni. sì, sul nostro sito www.alfabetiollus.org, tu mi dirai, mi è rimasta ancora la vecchia edizione dell'Ollus? Sì, è rimasta. Quindi lo ripeto, www.alfabetiollus.org. Lì trovate il link che si chiama info.alfabeti, dove scrivere dicendo fare il volontario, ovviamente ci mandate una mail e avrete la risposta, ci si mette d'accordo quando, come vedersi e avere un primo colloquio di orientamento. Chiarissimo, allora guarda, io davvero Giovanni, grazie mille quindi di tutte queste informazioni che ci hai dato, Prego. grazie appunto, prossimi corsi sono già partiti, dicevi giusto, quindi avete diciamo il sold out, per fortuna non fa solo Vasco il sold out a San Siro, ma anche Alfabeti fa il sold out, no? Siamo ben contenti di questo, Giovanni. Scusa Giovanni, non ti ho sentito, scusa. Non ho capito la domanda. Dicevo, complimenti appunto per il sold out che avete fatto anche nei corsi e ricordiamo quindi che sul sito tu possono trovare tutte le informazioni, sia per chi si vuole iscrivere a dei corsi, sia che per chi vuole fare volontario, sia per tutte le iniziative che farete comunque anche nei prossimi mesi, giusto? Giusto, molto giusto. Perfetto, e allora Perfetto. grazie mille davvero a Giovanni Pianetta di Alfabeti, grazie mille e Saluto. complimenti davvero per tutto il lavoro che fate. Porta il nostro saluto anche a tutti gli altri, hai detto tantissimi volontari che fanno questo con voi tutti i giorni e speriamo che ci siano tante altre persone che appunto accolgano il tuo appello. Grazie a voi, buongiorno. Grazie Grazie mille Giovanni. a Giovanni.